per arrivare alla conoscenza. Punto F, 3 marzo 2023, attraverso Francesca R, a cura di VB. Altre domande? Se c'è tempo, io volevo chiederti riguardo quello che hai detto prima dei simili che attraggono i simili. Avevi detto, ho parlato di compagni di istruzione, cioè quindi parlavi anche di persone negative, in quel caso ci servono per esperire e attraverso quella non conoscenza riusciamo, cioè quel passaggio, mi sono persa un attimo. Per arrivare alla conoscenza c'è bisogno della non conoscenza. Di conoscere la non conoscenza. Non è un gioco di parole. Okay. Di conoscere. E esperirla, non fermarsi al conoscerla, perché conoscerla vuol dire essere la non conoscenza. Esperirla vuol dire andare avanti e ristabilire la dualità presente in questo piano incarnativo. Quindi, secondo quello che voi dite, noi non siamo Antonio o Maria, siamo evoluzione. Certo, ma non sarete... Che cammina, che avanza. Sempre. Pur essendo. Pur essendo? Antonio e Maria. Non solo Antonio e Maria. Adesso Antonio e Maria. Siete adesso Antonio e Maria e siete essendo assoluto. Quindi non essendo Antonio e Maria. È la dualità presente nella unione. È la possibilità di ogni divenire possibile e non possibile che manifesta l'assoluto. Tenetelo presente questo. Cercate di iniziare a comprendere con il cervello, quando dico mentalmente parlando in questo caso intendo con il cervello del piano fisico, quindi con la mente del piano fisico, la nozione. Compresa la nozione, si può iniziare a assaggiare la percettibilità vibratoria di quanto ho espresso. Grazie. Grazie. Bene. Diamo spazio alla riunione riservata.